E allora, a dispetto del tempo, che comunque i giochi sulla sabbia mi sembra che abbiano dato scacco al tempo ogni volta, perché ogni volta male, siamo sempre fortunati. Questa mattina c'era un po' di pioggerellina, ma vedo che oggi qui c'è tutto il team. Sì, allora, dopo la presentazione che abbiamo fatto l'altro giorno con il presidente Emilio Crosato, abbiamo qui proprio veramente il direttivo della Federazione Italiana Palla Tamburello. Partiamo da Andrea Fiorini, che è vicepresidente, poi abbiamo Giorgio De Vita, che è membro della commissione tecnica del Tam Beach, e quella che... Esattamente, quella che è la Nada Vallone, che è la segretaria, insomma, è come ha detto bene il vicepresidente, insomma, senza la Nada non si va avanti, insomma, ecco. Quindi Mario, Andrea, possiamo dire, Nada, come si svilupperà la giornata di domani e qual è il programma di domani? Domani, a partire dalle 9, avremo gli incontri di semifinale e finale delle categorie singolo e doppio. Quindi a partire dalle 9 si disputeranno gli incontri che decreteranno poi le vincitrici della categoria singolo e doppio del Tam Beach 2014. Chiediamo a Giorgio se quali sono i nominativi delle atlete. Allora, ora non mi ricordo con esattamente, mi ha colto di sorpresa. Comunque le semifinali sono del singolo, sono Ilari Taranto contro Avidano. Sì. E domenica aspetta, Celeste contro Laura Lorenzoni, questo nel singolo femminile. Nel doppio maschile c'è la coppia siciliana, Ilari Taranto e Domenica Celestre, che giocherà, mi sembra, contro Laura Lorenzoni e la Perdomini, che non conosco, quindi non so, esatto, i nomi, sì. E l'altra semifinale, dimmi tu perché non mi ricordo, Schonsberg e Valdaldos contro di tu. Contro una coppia piemontese, vabbè, dai, ricordiamo difficoltà dovuta comunque alla provenienza, sì, da tutta Italia delle giocatrici. Invece Mari, il tuo vicepresidente Andrea, e, insomma, come è andata la giornata di oggi, Andrea, e speriamo soprattutto domani? Mi sembra di poter dire che, a dispetto del tempo, siamo riusciti a mantenere e a portare avanti e fino in fondo il programma come stabilito. Certo, l'impegno che il comune di Chioggia e l'ente di promozione turistica di Chioggia, assieme alla Federazione Italiana, avevano profuso, meritavano maggior fortuna, però comunque a nome della Federazione io devo comunque ringraziare proprio i presenti Rossano Boscolo e Daniele qui vicino a me, perché hanno messo in campo tutta questa manifestazione, andando alla ricerca dei fondi necessari per garantire questa cosa. Volevo concludere con Daniele Gennaro, che, diciamo, è responsabile della comunicazione. Daniele, cosa abbiamo previsto domani? So che c'è la presenza importante della... Sì, domani ci sarà la presenza di Rai Sport, che verrà a fare le riprese delle semifinali, della finale e delle finali, domani mattina chiaramente. E Rai Sport, che poi trasmetterà la sintesi, diciamo così, del torneo. Attenzione, il torneo, per modo di dire, perché è il campionato italiano, infatti verranno assegnati proprio gli scudetti, i titoli italiani di Tam Beach femminile, e lo manderà in onda il 4 di settembre alle ore 15 su Rai Sport 2. Boh, ricordiamo, allora domani alle ore 9, sì, si iniziano con le gare. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Grazie!